ce l'ho fatta, ragazzi, sono riuscito a montare la mia Bianchi Record 745 alle mie spalle, nella parete che uso come sfondo per fare video, sotto la quale ovviamente c'è la mia postazione per registrare e montare video. Ho deciso di appenderla qua per due motivi. Il primo è quello di trovare posto a questa stupenda bicicletta che non poteva continuare a rimanere per casa. L'altro è che volevo appunto personalizzare questa stanza, quindi ho unito i due miei bisogni e questa è la soluzione finale. Questo è lo step 2. Il primo passo consisteva infatti nel montare il porta bicicletta da muro completamente in legno. Il secondo passo è quello di realizzare, anzi o meglio di installare sempre a parete, questa menzolina che servirà poi per continuare nella personalizzazione della stanza. Lo step 3 consiste nella illuminazione, in quanto vedete che non è molto ben illuminata la parete, ma questo lo vedremo insieme magari se volete più avanti. Dove ho comprato quel portabiciclette da muro? L'ho comprato in Ucraina. Perché l'ho comprato in Ucraina, vi chiederete voi? Perché è una questione puramente di etica, o meglio di morale. Ho deciso cioè di aiutare due ragazzi che appunto hanno fondato il brand Twini e che si sono visti, purtroppo per una scelta non loro, si sono ritrovati con la guerra in casa, con la guerra in Ucraina da parte dei combattenti filorussi. Non voglio entrare in politica perché non è di questo che si occupa il mio canale, ma ho voluto darvi una mano. Siccome sono appassionato di bicicletta come me e come voi, ho pensato giusto e moralmente corretto aiutare due appassionati di bicicletta come me e come voi e quindi comprare da loro questo oggetto. Lo potevo comprare in Italia? Certo. Sarebbe costato di più? Probabilmente sì. Sarebbe stato fatto meglio? Probabilmente sì. Però diciamo che deve reggere una bicicletta, non è certo un bicchiere di cristallo, di alta cristalleria, quindi va benissimo averlo comprato in Ucraina, la mia coscienza è più pulita. Bando alle ciance. Detto questo, il muro che è comunque stato riparato, ho fatto un bel buco nel muro, è stato riparato con l'idraulico che ha tappato il tubo del riscaldamento con una spesa di 50 euro, mentre mio fratello, che fa l'imbianchino e monta cartongesso, è venuto da Pescia, ha sistemato tutto, ha fatto un ottimo lavoro e non mi ha chiesto niente, insomma, devo essere sincero, gli ho regalato uno dei miei cavalletti perché comunque gli serviva nel suo lavoro. Bando alle ciance, detto questo, parliamo dei portabicicletta da muro, come quello che vedete alle mie spalle. Quello è un portabicicletta appunto da muro, è un gancio da parete in sostanza di design, cioè si trovano anche molto più spartani, ma anche molto più elaborati. Il punto è: dove volete sistemare la vostra bicicletta? Volete tenerla fuori all'aperto oppure volete tenerla in casa? Se volete tenerla in casa, ci sono soluzioni di design come questa, ma ci sono anche altri modelli e magari vi linko qua sotto tutti i modelli su Amazon, in modo che abbiate anche voi la fortuna di ricevere, se avete il Prime, il pezzo in magari 24-48 ore. Comunque vi farò tutto l'elenco di tutti i ganci portabicicletta fissi da parete o mobili che possono esservi utili per mettere la vostra bicicletta in casa. Per quanto riguarda i supporti da interno, come quello che vedete alle mie spalle, quello è un classico gancio da parete, come dicevo prima, è un gancio di design. Quali sono i vantaggi? Beh, i vantaggi è che la bicicletta viene sollevata da terra, può essere sollevata da terra, quindi diciamo lascia libera la parete e ad altezza uomo e lascia libero anche il pavimento, quindi la superficie calpestabile non viene ingombrata. Quali sono gli inconvenienti? Gli inconvenienti sono che ovviamente dobbiamo bucare il muro e se avete la fortuna che io potreste incappare nei tubi del riscaldamento. Questo è il piccolo inconveniente. Abbiamo anche l'inconveniente che ovviamente la bicicletta sporge leggermente dalla parete, potrebbe essere un ingombro, ma se fate come ho fatto io, comunque diciamo che sopra la scrivania nessuno va a camminare, quindi nessun ingombro verticale in questo senso. La parte negativa vera e propria è che dovete sempre prendere, mettere o togliere la bicicletta dal supporto. Questo è l'inconveniente principale. Se non vi piace questa soluzione, ci sono però dei ganci da soffitto con dei sistemi a carrucola. Questo è molto comodo, in particolare se si dispone di un garage. Ma anche in questo caso l'aspetto negativo è che non si può mettere in casa perché spesso e volentieri sui soffitti delle nostre stanze abbiamo dei lampadari e
ritrovarci con una bella bicicletta pioppata sopra la testa non è molto ideale, però nei garage questo lo si può fare. Anche in questo caso dovrete togliere e mettere la bicicletta da questi ganci, oppure scarrucolare su e giù per togliere o per mettere la vostra bicicletta. Nel caso in cui non vogliate toccare pareti o soffitti, ci sono le portabici da pavimento molto comode e molto versatili. Questi non hanno bisogno di essere ancorati al pavimento o alla parete, ma sono semplicemente dei piccoli carrellini fissi o mobili su cui andare a inserire la ruota anteriore o posteriore. I vantaggi, si possono spostare da una parte all'altra della casa e non hanno bisogno di opere murarie. Lo svantaggio è che però occupano una porzione del vostro pavimento e della superficie calpestabile di casa vostra. Questo è l'unico inconveniente, e sono ovviamente anche molto economici. Questo è un altro, secondo me, vantaggio che non dobbiamo mai sottovalutare. Una volta scelto il tipo di sostegno per la vostra bicicletta, a parete, a soffitto o a pavimento, dovremmo scegliere, come ho fatto io, in quale stanza andare a mettere la vostra bicicletta. Io, prima di metterla nel mio studio, diciamo così, la tenevo nella stanza che sarà meglio dire della mia bambina. In effetti il vantaggio era che era una stanza ad oggi e ancora per poco tempo, diciamo così, non vissuta interamente dalla famiglia, ma veniva usata semplicemente per cambiare la bambina, eccetera. Quindi non era un ingombro così eccessivo, però col tempo sarebbe diventata la stanza di mia figlia, quindi sarei stato comunque costretto a toglierla da lì. L'altra bicicletta, la mia Giant, è invece in camera da letto, appoggiata alla parete. Qual è il vantaggio di averla in camera da letto? Beh, che la vedi ogni volta che ti addormenti, prima di chiudere gli occhi, l'ultima cosa che vedi, la moglie questo non dovrebbe sentirlo, ed è la prima cosa che vedi ogni volta che ti svegli, anche questo la moglie non dovrebbe sentirlo, però magari non è molto comodo, soprattutto quando al buio si va in bagno o si va magari a bere un bicchiere d'acqua in cucina. Alcuni la tengano in soggiorno fa molto urban style, però qual è il problema? È che, diciamo, occupa o potrebbe migliorare oppure anche rovinare una parte del vostro arredamento. Ma la cosa più pericolosa è quando ci si alza per gli spuntini di mezzanotte, non la si vede, ci si inciampa, ci si chiappa una bella trambata, magari ci si fa anche male e non si va in bicicletta poi per diverse settimane. Molti la tengono ad esempio nel corridoio, una stanza di passaggio, non una stanza vissuta, e questa sicuramente è una delle stanze migliori per tenere la bicicletta. Però insomma, ognuno poi decida dove tenerla. Alcuni, ho saputo, la mettono addirittura in cucina. Beh, in cucina è sicuramente più facile pulirla, però comunque in cucina si pulisce meglio, perché abbiamo l'acqua, abbiamo magari solventi, abbiamo magari qualche spugna, qualche telo. Però lo sconveniente è che quando siamo in cucina, comunque la cucina è la stanza vissuta, forse la più vissuta di tutta la casa, avere una bicicletta fra le balle probabilmente rompe troppo le balle. Vi sconsiglio di tenerla in bagno, anche se la bicicletta in bagno potrebbe diventare un ottimo porta asciugamano, ma comunque c'è troppa umidità per tenere la bicicletta in bagno. Comunque, in caso di mancanza di spazio, il bagno è comunque sempre meglio del terrazzo di casa. A questo punto, dopo avervi parlato delle porta bicicletta da soffitto, da pavimento e da parete, e dopo aver fatto un excursus su tutte le possibili stanze che potrebbero ospitare la vostra bicicletta, è arrivato il momento di salutarvi. Vi farò vedere come ultimerò la mia parete attrezzata per video, eccetera, ma anche per illuminare al meglio la Bianchi Record 745 Campagnolo. Quindi ci vediamo al prossimo video. Se avete idee, suggerimenti per sistemare questa parete, o se volete suggerire agli utenti della community altri portabiciclette, beh, che dire, fatelo qua sotto lasciando un vostro commento in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!